Vabbè, comunque c'è, anche se spiegavo piuttosto velocemente, si capiva che dovevo spiegare. Poi c'erano delle cose che non si capivano. Comunque ho caricato il video sul canale YouTube della scuola. Allora, ragazzi, abbiamo svolto diversi quesiti sul polinomio di secondo grado e sulle equazioni di secondo grado. Vorrei ricapitolare alcune cose che servono, diciamo, per il polinomio, le equazioni di secondo grado, ma diciamo delle cose che poi possono essere estese anche a polinomi di grado n. Allora, cosa sappiamo noi in equazioni di secondo grado? Sappiamo che da un punto di vista geometrico le soluzioni di un'equazione di secondo grado a cosa corrispondono? Ha i punti di intersezione con l'asse dell'x della parabola, però non lo sto ancora dicendo bene. Corrispondono alle x, alle ascisse dei punti di intersezione. Cioè ogni punto è individuato da due coordinate, una x e una y. Risolvere queste significa che stiamo trovando le x, anche perché la y quanto è? La y è 0. Anzi, è proprio il motivo, vedete, la y è 0, è proprio il motivo per cui risolvendo questa ottengo la x per l'intersezione. Ok, cioè ottengo x1 e x2. Oh, poi noi cosa sappiamo? Sappiamo che la somma di due soluzioni, delle due soluzioni, a cosa è uguale? È uguale a meno b su a. Oh, abbiamo anche discusso sul fatto che quando fate la scomposizione trovate la somma che è uguale a b, ok? E trovate il prodotto che è uguale a c. Invece, quando dovete trovare le due soluzioni, quindi non state facendo la scomposizione, dovete ragionare al contrario, cioè la somma uguale all'opposto di B e se c'è A fratto A, e il prodotto invece rimane sempre uguale a C e se c'è A, C fratto A. Ok. Discutendo su questa cosa, viene fuori anche quel discorso che vi ho detto l'altra volta, che se le soluzioni di un'equazione esistono, io posso già dire il segno di, per esempio, qui so che le soluzioni esistono e già posso dire qual è il segno delle soluzioni guardando cosa? Guardando, vedete, nel passaggio da x quadro a meno 3x, vedete il coefficiente passa da un coefficiente positivo a un coefficiente negativo, cioè c'è una variazione. Qui nel passaggio da negativo, da questo coefficiente a quest'altro, c'è di nuovo un passaggio da meno a più, c'è di nuovo un'altra variazione. Allora, ad ogni variazione corrisponde una soluzione positiva. Questa non so se l'avete mai visto, comunque si chiama regola di Cartesi. Ad ogni variazione corrisponde una soluzione positiva. Invece ad ogni permanenza corrisponde una soluzione negativa. Se per esempio io ho x quadro più 3x meno 2, ok? Qui cosa c'ho? Vedete, c'ho prima una permanenza e poi c'è una variazione. Quindi se ci sono soluzioni, ovviamente se le soluzioni ci sono, se il vettore è maggiore di 0, avremo ad una permanenza corrisponde una soluzione negativa, ad una variazione una soluzione positiva. Ma questa cosa, se non la volete imparare a memoria, basta ragionare su questo per capire le soluzioni come vengono. Ok? Cioè, se C su A è positivo, vedete, avete sicuramente due soluzioni concordi e poi dovete ragionare anche sulla somma. Però questa è la regola di partenza. Un'altra cosa che voglio raccontare invece, in generale, se avete un polinomio di grado n. Però non ho capito la differenza tra permanenza e variazione. Allora, permanenza, vedi, si è passata da un coefficiente positivo a un coefficiente positivo, e quindi è una permanenza. Qui si è passato da un coefficiente positivo a uno negativo e una variazione. Ad ogni permanenza corrisponde una soluzione negativa, ad ogni variazione una soluzione positiva. Questo Salvatini l'avevo citato in un video una volta che eri assente. Ti ricordi quando mi hai fatto la domanda su
sui cambi di base, che te mi dicevi se ho un polinomio di secondo grado, di terzo, di quarto grado, possono venire anche più soluzioni. Però se tu ci pensi nel cambio di base, se io ho 2-1 in base B, allora questo si può scrivere come 7 B alla terza, più 3 B alla seconda, più 2 B, più 1. E questo diciamo che corrisponde al numero, facciamo, 8102. Ok? Questo è per passare dalla base B alla base decimale. 8102 in base decimale devo trovare B, ok? Se questo vedete, io cosa ho? 7B alla terza, più 3B alla seconda, più 2B, meno 8101, ok? E cosa succede? Succede che vedi, in questi casi tu per forza ci avrai sempre una permanenza e poi hai una variazione, e quindi vedi, cioè tutta questa parte qua avrà sempre coefficienti positivi, saranno sempre delle permanenze, perché stiamo parlando di un numero, cioè le cifre sono positive, e quindi sono tutte permanenze che corrispondono tutte a soluzioni negative che per il mio cambio di base non sono accettabili, e qui corrisponde ad una soluzione positiva che per il mio cambio di base è quella che mi serve, ok? Cioè questo teorema qua, la regola dei segni, mi assicura che in un caso del genere c'è una sola variazione e quindi c'è una sola soluzione positiva. Sempre che le soluzioni esistano, il presupposto è che... E dovevamo trovare B per non esistere. Eh? Sì, se in questo caso bisogna trovare B del cambio di base. Perché l'obiezione che avevo fatto di una volta aveva detto, ma qui se mi vengono fuori più B come faccio? E io gli avevo detto, ovviamente devi considerare solo la B accettabile, cioè deve essere una B positiva. Però questa regola qua ti assicura che di B positiva ne avrai solo una, che qua sono tutte permanenze e una sola variazione. Questa si chiama la regola dei segni di Cartesio. Oh, se invece noi abbiamo un polinomio di grado n, adesso vi dico una cosa che in genere non si racconta nei corsi ufficiali di matematica, e che questa cosa, la relazione tra i coefficienti e le soluzioni e le radici che noi abbiamo imparato con un polinomio di secondo grado, ha una cosa, questa che vi sto dicendo adesso serve pure molto per le gare, soprattutto quando si fanno le gare a squadra, no? Cioè, chi sa queste cose poi fa prima, soprattutto nei quesiti delle gare a squadra. Allora, questa cosa che noi abbiamo ricavato per un polinomio di secondo grado, adesso vediamo come vale in generale per un'equazione di grado n. Allora, la somma delle soluzioni, x1 più x con 2 più x con n, vedete che qui veniva meno b su a, cioè b è il coefficiente del termine che viene subito dopo il termine di grado più grande, cioè dell'n-1. Quindi il ruolo di B, qui ce l'ha n-1, e il ruolo di A ce l'ha A con n. E quindi questa cosa vale anche diciamo, se c'è un'equazione di grado n. La somma delle soluzioni è uguale a meno il coefficiente del termine di grado n-1 fratto il termine di grado n. C su A invece il ruolo di C ce l'ha l'ultimo termine, A con 0. Quindi il prodotto di tutte le soluzioni. Vedete, qua era C su A, quindi in questo caso, attenzione, non è solo A con 0 fratto, A sarebbe A con N. Non è solo così, ma ci va anche un meno 1 alla N. Vedete, perché questo dobbiamo fare in quella di secondo grado? Perché tanto meno 1 al quadrato fa più 1, però se avete un polinomio di grado 3 è quindi più avanti. Facciamo un esempio. Posso cancellare? Posso fare una cosa che volete? Questo video lo carico, il video dell'altra volta non l'ho caricato perché nel
canale YouTube della scuola, perché gli esercizi non si leggono. Cioè magari una spiegazione c'è, ma non si vede il testo dell'esercizio, non lo so. Allora, facciamo un esempio, parto al contrario per costruirvi un esempio. Voi questo non lo vedete, eh? Questo mi serve solo per costruirvi un esempio. Come si fa? Allora, l'esercizio comincia da qui. Allora, applichiamo un po' di cose, allora vediamo se funziona la regola di Cartesi. Qui cosa c'ho? Una permanenza, qui cosa c'ho? Una variazione, e qui c'ho di nuovo una permanenza. Che da più rimango a più, poi da più vado a meno, e da meno rimango a meno. Quindi, se le soluzioni esistono, cosa avrò? Avrò una soluzione negativa, una positiva e una negativa. Se esistono le soluzioni saranno una permanenza, siccome ha la P di positivo, istintivamente viene più da di permanenza positivo, e voi pensate che è il contrario, questa di permanenza negativa variazione. Ok, adesso come si possono trovare le soluzioni di questa equazione? Vediamo se sono vere quelle regole. Le regole sono che la somma deve essere uguale a l'opposto di 2, cioè meno 2 fratto 1. Quindi la somma dovrebbe essere meno 2 di queste soluzioni. Il prodotto invece viene meno 1 alla 3 e poi c fratto, cioè a con 0 fratto 2, quindi r di 1. Quindi più. Una cosa, queste si chiamano formule, è un matematico francese, credo che si pronunci Vietta, perché c'è l'accento su quella E qua, non c'è l'accento qua, Vietta, formule di Vietta, matematico del 500. Aspetta, scusa, in realtà queste formule ve ne ho date solo due, ce ne sono anche altre che collegano le soluzioni a coppie, però... Dimmi. Se per dire lì la moltiplicazione viene 0, sappiamo già che una soluzione è 0. Allora, infatti se ci pensi un attimo, per venire 0 non ci desse questo termine, vero? Se non c'è questo termine vuol dire che puoi raccogliere la x, cioè x uguale a 0 è una soluzione. Allora, adesso questo come si può risolvere? Raccolgo x quadro. Cioè questo lo fate con le scomposizioni parziali, oppure se volete fate il filo. Meno. Quindi raccogliete x più 2, diviene x quadro meno 1. E quindi ho x uguale più o meno 1. Vabbè, qua x uguale più o meno 1 lo potrò mettere anche senza scomporre. E x uguale meno 2. Vediamo se ci tornano le cose. Sì, due soluzioni negative e una positiva. Vediamo se ci torna x1 più x con 2 più x con 3. Allora è meno 1 più 1 meno 2, che fa? Meno 2. Ma per risolvere l'equazione di terzo grado basta scomporre? Quando puoi scomporre, sì. Altrimenti c'è Ruffini
e altrimenti c'è quest'altra possibilità qua. Quindi aspetta, adesso te lo dico, finiamo di vedere questo se ci torna. Meno 1 per più 1 per meno 2 fa più 2, ci torna, ok? Oh, per risolvere le equazioni di terzo grado ci sono due cose, o fai con i fini, o prima provi con le scomposizioni, se non ci riesci provi con Ruffini, oppure c'è una formula risolutiva che però in genere non viene raccontata, perché c'è una formula come meno b più o meno radice del delta fratto 2a, solo che non è proprio così, è un po' più elaborata. In realtà sia per terzo grado che per quarto grado esistono ancora delle formule, non so. Da quinto grado in poi no, non ci sono più delle formule, se non ci vede. Aspettiamo un attimo, ricarica. Facciamo un saltino un attimo. Allora ragazzi, solo nel caso di un'equazione del tipo x alla terza più px più q uguale a 0, cioè manca il termine di secondo grado e il termine di terzo grado, il coefficiente 1, la formula risolutiva è questa. Cioè in un caso particolare. Se vi faccio vedere il caso generale, cioè diciamo che a scuola non si insegna perché è una cosa impossibile da imparare. Inventata da questo signore Girolamo Cardano, questa qualcuno di voi forse l'ha raccontato, era un matematico italiano del 500 che venne condannato dalla Chiesa per eresia. Uno immagina come mai un matematico secondo voi dalla Chiesa viene condannato per eresia, un eretico. Così istintivamente, secondo voi quali possono essere i motivi per cui un matematico nel 500 viene condannato come eretico dalla Chiesa? Riusciva a risolvere l'equazione. No, non per questo. No, magari uno perché pensa che siccome era un matematico, era uno scienziato, cominciava a dire che Dio non esiste, che mette in contraddizione. Pensate, oggigiorno, ragazzi, il matematico italiano più famoso, quello che va più in televisione, lo conoscete? Come si chiama? È venuto pure recentemente a Fano, si chiama Di Freddi, avete mai sentito parlare di Di Freddi? Di Freddi è il matematico italiano, cioè non più importante, è quello più famoso, è quello che va più in televisione, è quello che vende più libri, eccetera. Per esempio lui è molto conosciuto anche perché fa anche in televisione, spesso lo chiamano anche per parlare diciamo della Bibbia, perché lui dice che la Bibbia sono tutta una serie di fesserie, eccetera, eccetera. Perché un matematico viene visto così, invece no, sapete lui perché è stato condannato un eretico? Perché aveva fatto l'oroscopo a Gesù, cioè lui aveva preso Gesù la data di nascita, aveva detto che era nato il 25 dicembre dell'anno zero, gli ha fatto l'oroscopo, e la Chiesa che contro l'astrologia questa cosa non l'ha presa bene. Però questa la dice lunga, su come, su due cose la dice lunga, un po' su come vi raccontano, ragazzi, come il 500, il Rinascimento, in genere viene raccontato come un secolo che si è usciti dal Medioevo, quindi da tutte, non è proprio così, la mentalità del 500 era ancora molto vicina a quella del Medioevo, cioè un matematico era anche astrologo, era anche mago, era anche, cioè, diciamo, questa mentalità qua è stata superata soprattutto nel 700 con l'illuminismo. Va bene, detto questo torniamo a noi. E non vi dico cosa può essere la formula risolutiva delle equazioni di quarto grado. Oh, passiamo a fare i quesiti. Passiamo a fare i quesiti.
vediamo se il testo, vedete se il testo si legge. Ho fatto più grande pure. No, ci vede un po', ci vede sfocato. Vabbè, te li pensa che adesso è pure. No, mettono più vicino. Allora, con questi è abbastanza semplice. Indicare quante coppie cosa vuol dire ordinate? È meglio. Ragazzi, coppie ordinate vuol dire che 2-4, per esempio, lo dovete considerare diverso rispetto a 4-2. Ok? Questo è semplice, però mi raccomando, leggete sempre bene coppie ordinate, interi positivi, ok? Leggete sempre bene le condizioni. Allora, questo come si può risolvere? Si può sviluppare in due quadrati, si poteva fare pure una differenza tra quadrati portando questo di là, tutto sommato. No, questo non l'ho ancora risolto. Per farvi capire che ordinate vuol dire che 2-4 lo devi dividere in modo diverso rispetto a 4-2. Ok? Cioè, questo va per spiegare cosa vuol dire ordinato. Ordinato vuol dire che se mi viene una soluzione 2-4, una soluzione 4-2, le devo considerare due coppie separate, diverse. Cioè, non sono la stessa soluzione. Questo 2-2mn lo porto di là, quindi viene 4mn uguale 64, e quindi mn uguale 64 diviso 4 fa 16. Quindi quali sono tutte le coppie di prodotti tra due numeri interi positivi, attenzione a leggere le condizioni, che mi danno 16? Perché se non ci avessero dato il vincolo, se non ci avesse dato il vincolo dell'interezza, qui sono infiniti i numeri che danno come prodotto 16. Invece non solo c'è il vincolo dell'interezza, ma devono essere anche positivi. Quindi faccio 1, 16, 2, 8, tanto sono poche, l'elenco, 4, 4, e poi ce l'ho al contrario, 8, 2, 16. Quindi ho la coppia 1,16, è scritto così sempre un coefficiente binomiale, ho la coppia 1,16, 2,8, 4,4, 8,2, 16,1. In pratica ho 5 coppie. Ne ho perso qualcuno? Mi sembra di no. Quindi l'esercizio è semplice, però dove ci si poteva sbagliare? Ci si poteva sbagliare a considerare 2,8 e 8,2 la stessa cosa. Perché 2,8 e 8,2 lo devo contare come due coppie e non come una sola? Perché mi dice ordinate. Se avesse detto solo coppia, allora 2,8 e 8,2 erano una soluzione sola. E poi 4,4 in questo caso va considerato come coppia i due numeri. Quindi sono 5. Poi, vediamo quest'altro. Di nuovo indicare quante coppie ordinate quindi fa 3-4 non sì, è una coppia. Una sola coppia, sì sì, in quel caso è una sola, è perché sono capo oggi sempre 4-4, cioè. Coppie ordinate XY di numeri reali, attenzione a leggere sempre bene le condizioni, numeri reali positivi X e Y è di nuovo coppia ordinata che verificano questa condizione x per y uguale x per y. Pensateci un minuto, quanto tempo abbiamo? Pensateci un minuto voi, provate a farlo da soli.
Cosa state provando a fare? Oh, in questo caso, vedete, non vi chiede solo numeri interi, numeri reali, quindi mettermi lì a provare tutti i casi direi che non è una strategia corretta. Cosa farei? Io farei così. Proverei a esprimere o la y in funzione di x o la x in funzione di y. Vedete se... qua raccolgo la y e x quindi lo porto di là, quindi ragazzi sarebbero tutte le coppie di x e y che soddisfano questa relazione qui. Facciamo un attimo attenzione alle condizioni, che la x e la y sono positive. Ah, questa cosa fatemela riscrivere così che è più comodo. Siamo d'accordo con la stessa cosa? Adesso ragazzi, la x è positiva, è maggiore di 0, ma anche la y è positiva. Perché? Ce lo dice il problema che deve essere positivo. Quindi x meno 1 come deve essere? Chi ha risposto negativo è per farmi un dispetto. Se questo è positivo e il risultato è positivo, sotto come deve essere? Più diviso più fa più, quindi x meno 1 deve essere positivo. E quindi ragazzi, a che conclusione siamo arrivati? Che per tutti le x maggiori di 1, io riesco a trovare una y che soddisfa questa condizione qui. Facciamo una prova con un intero, prendiamo x uguale 2. Vedete, con x uguale 2, la y viene 2 fratto 2 meno 1, quindi anche la y viene 2. E funziona, sì. 2 più 2 fa 4, 2 per 2 fa 4. Ma se fosse stato un intervallo... Aspetta, fammi finire però prima, che forse ho già capito la tua domanda, che stai anticipando pure quello che volevo dire. Quindi adesso le soluzioni sono finite, ok? Quindi le coppie sono finite. Fai te la domanda, vediamo se quello che vuoi dire. Cosa mi servono per dire da 1 a 2? Bravo, esattamente questo volevo raccontare. Se mi viene una cosa del genere, che le soluzioni sono tutte le soluzioni da 1 a 2, sono finite e finite. Chiaro? Cioè se vi viene che le soluzioni sono x maggiore uguale di 1, minore uguale di 2, sono finite o infinite? Sono sempre infinite, perché i punti tra 1 e 2 sono infiniti. Quindi c'è una differenza tra il concetto di illimitato e finito e illimitato e infinito. Ok? Infinito in matematica non vuol dire illimitato. Allora questo è limitato a un numero infinito di punti. Ok? Le cose limitate si prendono uguali viceversa, se una cosa infinita non è prima. Va bene, quindi attenzione, la difficoltà di questo quesito qual era? Chi ci ha cominciato a provare cosa, che strategia sta usando? Non siete proprio partiti, qualcuno è partito a provare a risolvere. La difficoltà è che dovete trovare una coppia, un x e una y, quindi in qualche modo la y la dovete mettere come funzione di x e poi vedere quali erano le x valide e quale y vi produceva. Infinita come risposta c'è, sì. Lo facciamo un gran parlare poi. Poi. Ecco, visto che abbiamo parlato di polinomi, vediamo almeno uno con un polinomio. Questo è semplice. Il polinomio x alla terza più 3x quadro meno 4x
è divisibile per, e c'è una serie di risposte. Allora, per risolvere questo esercizio, che vuol dire divisibile? Abbiamo detto che A di x è divisibile per b di x, se A di x può essere scritto come b di x per il quoziente più un certo, no, più il resto, però il resto deve essere 0. È divisibile se resta. Ragazzi, vi ricordate che vuol dire che 36 è divisibile per 9? Cioè che 36 lo posso scrivere come 9 per 4, dove 4 è il quoziente. Che vuol dire che A di x è divisibile per b di x? Vuol dire che A di x lo posso scrivere come b di x per q di x con il resto 0. Ok? Quindi, ma è b di x, 2x più r, q di x. Allora, nel nostro caso A di x è questo. B di x invece è uno di questi. Ok? Allora, ragazzi, cosa potrei fare? La strategia peggiore, perché è quella più lunga, è quella che mi metta a dividere questo per ognuno di questi e vedo quando mi viene un quoziente con il resto è 0. Poi vi dovreste ricordare anche come si fa la divisione tra polinomi, ok? Oppure una strategia che è la meno peggiore, però tanto buona non è nemmeno. Ragazzi, cosa vuol dire che A di x è divisibile per x più 2? Vuol dire che A di x lo posso scrivere come x più 2 per q di x con il resto 0. E cosa ricavo da questa informazione? Ricavo che, vedete, se qua al posto di x metto meno 2, questo quanto fa? Fa 0. Ma se questo è uguale a questo, vuol dire che anche qui se al posto di x metto meno 2 deve fare 0. Ok? Cioè A di meno 2 deve fare 0. Se A di x è divisibile per questo. Quindi una strategia sempre non ottimale, però già meglio di quella di prima, è che io vado a sostituire meno 2 più 4, l'opposto, meno 4 e meno 1, questi 3, e vedo se per caso fa 0. La strategia che diciamo per me ottimale è quello che lo vado a scomporre. Lo scompongo, quindi vedete, posso raccogliere la x e quindi è divisibile per x, però qui x non c'è. Non vi fate ingannare dal fatto che c'è x alla terza. Ok? E x quadro più 3x meno 4 lo posso continuare a scomporre. E quanto fa? Fa x... 4 e quindi vedete è divisibile per questo. Ok, ho una cosa che ho dimenticato prima di dirvi, che un polinomio di secondo grado in generale voi lo sapete scomporre, diciamo in prima si impara a scomporlo o nel caso di quadratico di binomio o nel caso di trinomio speciale, però in generale può essere sempre scomposto come A per x meno x1 per x meno x con 2, dove x1 e x con 2 sono le soluzioni, le radici della soluzione associata. Chi mi sa rispondere del perché c'è il meno? Perché c'è, se uno non se lo ricorda, se ci deve mettere il meno e il più, perché non è una cosa da imparare a memoria? Perché qui è l'opposto. Però è l'opposto, ma perché? Perché ci dovresti dire? Positivo, no? Perché x con 1 che cos'è una soluzione? Cioè x con 1 è un valore che se vado a mettere qua dentro, questo deve fare 0, ok? Ma se fa 0 qua dentro, questa è la scomposizione, deve fare 0 anche qua dentro. Quindi se al posto della x metto x con 1, x1 meno x con 1 fa 0. Se qui ci fosse il più, se al posto della x metto x con 1 non viene 0. Quindi 0 per questo fa 0, se non viene 0 poi non farebbe 0. Quindi vedete, certe cose ricordate in matematica, alcune cose vanno purtroppo ricordate a memoria, poi se uno se ne riesce a ricavare tanto meglio. Altre cose, ragazzi, non le dovete imparare a memoria, dovete capire il ragionamento che c'è dietro per ricordarlo. Ok? Vabbè, io finirei.
che alcuni di voi hanno esigenza di andare via prima, la corriera, vi fate una foto, provate a fare questo per conto vostro. È facile, chi muore guarda a fare a fuoco. Se volete vi fate la foto di questo, non ve ne do un altro. Giovedì, per chi viene a seguire anche il corso sulle gare, continuiamo la combinatoria.